Com'è possibile che nella città di Fano, la terza per popolazione nella regione Marche, il commissariato sia così depotenziato? Lo chiede da tempo il SIULP, il sindacato dei lavoratori della polizia, che oggi è sceso in strada per lanciare un appello direttamente agli amministratori e agli esponenti politici locali, con l'obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di consentire un efficace contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa che generano allarme sociale. Ad oggi, in base all'ultimo piano nazionale di riorganizzazione dei presidi, per quello di Fano sono previsti solo 43 operatori, un numero addirittura inferiore rispetto ad altri commissariati della regione situati in zone meno popolose. Il primo appello che rivolgiamo ai politici è questo: per favore aiutateci attraverso i vostri contatti ministeriali a rivedere questa pianta organica che è assolutamente insufficiente e inadeguata. Noi lo chiediamo da anni, è ora di in qualche modo di riuscire a rivederla. Poi abbiamo analizzato bene tutti i numeri e ci siamo resi conto che Fano non soltanto non ha i 43 uomini, che ripeto sarebbero già di per sé pochissimi, insufficienti, ma ne ha addirittura oggi 37, soltanto 37. Altro dato importante è che coloro che sono poi deputati al controllo del territorio, quindi a garantire le volanti, che spesso a Fano la volante non c'è, spesso siamo costretti a fare intervenire i carabinieri al nostro posto. La situazione, ha proseguito il segretario provinciale del SIULP Marco Lanzi, è peggiorata negli ultimi 3 anni, periodo in cui 14 agenti operativi a Fano sono andati in pensione e al loro posto ne sono arrivati soltanto 8. Ad essere in sofferenza anche gli uffici, che hanno il compito di rilasciare passaporti e le licenze armi, di ricevere le denunce e le istanze dei permessi di soggiorno, oltre a svolgere tante altre attività amministrative e burocratiche. Noi sappiamo benissimo anche quanto sia grave il problema dei passaporti, quanto siano pressanti le richieste dei cittadini, di tanti cittadini purtroppo, e siamo solidali con noi che addirittura non riescono ad andare in ferie perché non riescono a tenere il passaporto. Ci dispiace tantissimo, ma abbiamo uno o due operatori all'ufficio passaporti, non ce la fanno, è una cosa impossibile da garantire, perché gli operatori negli uffici sono veramente ridotti al minimo. Ci sono uffici che hanno uno o due persone, se una persona va in ferie praticamente quasi l'ufficio rimane deserto. Se poi abbiamo la sfortuna che una persona va in ferie e un'altra si ammala, l'ufficio chiude. In più, le persone che sono addette agli uffici, le persone devono comprenderlo, i cittadini lo devono comprendere, sono anche coloro che svolgono tutti i servizi di ordine pubblico. E voi sapete che la polizia garantisce i servizi di ordine pubblico quando c'è un evento culturale, un evento musicale, quando c'è una partita di calcio, sono tantissimi, molteplici. Da quanti agenti dovrebbe essere composto l'organico? Sicuramente come un commissariato di fascia elevata, di prima fascia, come ce ne sono tante in Italia, dai 50 ai 60 operatori, come minimo. Comunque le attività di polizia sono aumentate. Guardate, vi faccio soltanto un esempio. Voi sapete, per esempio, all'anticrimine, che se l'anticrimine qua a Fano ha pochissimi uomini, ma l'anticrimine deve affrontare i casi di stalking, che vanno affrontati immediatamente, sono casi delicatissimi, che assolutamente non possono essere presi sotto gamba, non possono essere affrontati perché non c'è il personale. Dobbiamo affrontarli, dobbiamo dare delle risposte concrete. Per questo è importante che veramente aumenti il personale. Noi a livello locale, per trovare subito una risposta immediata, chiederemo anche al questore, al prefetto, di poter fare qualcosa, però chiaramente la rivisitazione di questa pianta organica deve essere fatta a livello nazionale. Oltre a tanti colleghi, questa mattina si erano presenti diversi politici del nostro territorio e l'onorevole di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli. Quali sono gli interventi già fatti e quale sarà il suo impegno? Il governo è intervenuto dopo 10 anni di mancati investimenti nella sicurezza delle nostre città, e già con il bilancio per il 2023 abbiamo previsto 90 milioni di euro per nuovi agenti, per i presidi, che si tradurranno per le forze di polizia in 5.735 nuove assunzioni, di cui 4.000 agenti in strada. E per far ciò, ancor prima, perché la formazione di un agente richiede almeno 2 anni, abbiamo previsto con il mille proroghe delle semplificazioni nelle procedure concorsuali e una durata minore dei corsi, proprio per avere i nuovi agenti in strada. Ieri ho avuto un'interlocuzione con il Ministero, con il sottosegretario Ferro. Fano sarà tenuta in debita considerazione non appena, appunto, le nuove dotazioni potranno essere messe in campo. A tal fine, proprio per non far dimenticare al governo la situazione della terza città delle Marche, presenterò una interrogazione.